7 progetti di fusione per 20 comuni delle province di Vicenza, Padova, Belluno e Treviso. Sono iniziative sicuramente importanti che partono dal territorio. Sappiamo principalmente le difficoltà di tutti i comuni che hanno in alcuni casi risorse che non possono spendere e le realtà piccoline che fanno difficoltà come personale, come scuole. Per cui queste iniziative sono sicuramente fondamentali. È altrettanto importante che siano condivise e ben spiegate ai cittadini, perché il progetto di fusione è un progetto di non ritorno, non è una convenzione, non è una unione, per cui contano sì gli aspetti economici, ma anche la condivisione di valori sociali, storici, di associazioni, per cui oggi abbiamo ascoltato tutti i sindaci che ci hanno spiegato un po' il percorso che hanno fatto. E dopodiché evidentemente mentre qui il Consiglio regionale darà il proprio voto sulla meritevolezza, saranno i cittadini gli attori del proprio futuro, di questo passaggio fondamentale che può dare delle risposte sicuramente dal punto di vista economico, ma la cosa più importante di tutti è che sia spiegato ai cittadini i benefici e dove si va con queste nuove realtà, in attesa, mi auguro, dell'autonomia che si possa dare delle risposte fondamentali per tutti i nostri cittadini, non solo delle realtà montane, che forse sono quelle che hanno più necessità, ma anche delle realtà più piccoline, visto che comunque insomma, in Veneto ce ne sono di comuni di dimensioni limitate in maniera importante. Per cui oggi sicuramente un passaggio fondamentale con tutti i sindaci e cercheremo di dare le risposte nel più breve tempo possibile. Mi sembra si stia avviando un percorso virtuoso che sta portando molti comuni della nostra regione a fare la scelta delle fusioni. È importante che appunto non siano percorsi accelerati e con motivazioni deboli, ma la maggior parte mi sembra abbia le caratteristiche di percorso virtuoso. E qualche perplessità personalmente ha suscitato la fusione che riguarda le terre conselvane, perché i consigli si sono espressi a maggioranza, non all'unanimità, e anche l'esito del sondaggio è stato minimo, ecco, nel senso che su 17.000 persone coinvolte la risposta ha riguardato circa 300 persone, quindi ecco, vorrei forse una forzatura dettata più dai tempi delle scadenze dell'amministrazione di Terrazza Padovana, che scade nel 2019, mentre Conselve scade nel 2023 e Cartura nel 2021, ecco, non si è accelerato. E invece la fusione ha bisogno di un percorso condiviso, molto spesso passa dalle unioni alle fusioni, quindi c'è anche una sperimentazione significativa dal punto di vista delle unioni.